Questa potrebbe sembrare una qualunque porta di Firenze, ma non lo è. L'uomo che abitava qui ha inventato il Rinascimento. Eccolo lì, Giorgio Vasari, con un cherubino curioso che lo osserva. Vasari era un pittore e, come vedete, nemmeno particolarmente bravo. Il suo lavoro manca di eleganza e di grazia. In una parola, era un po' incerto. Era nato a sud di Firenze, ad Arezzo. Ma quando era ancora un ragazzo e molto impressionabile, venne a Firenze e riuscì a inserirsi nella cerchia del più grande artista della città, il divino Michelangelo. Per tutta la sua carriera, Vasari restò un fedelissimo di Michelangelo. È evidente nei suoi quadri e, cosa per noi anche più importante, in ogni pagina che ha scritto. Nel 1550 Vasari pubblicò un libro, un volume molto speciale che finì per diventare il più autorevole libro mai scritto sull'arte. Si intitolava Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori, anche se in genere oggi lo conosciamo semplicemente come Le vite del Vasari. Essendo il primo del suo genere, stabilì i criteri e l'impostazione per i libri d'arte che sarebbero seguiti. Era stracolmo delle biografie di tutti quegli artisti che Vasari ammirava. E nella prefazione, per la prima volta per l'arte, Vasari utilizzava una parola, rinascita, per indicare quello che in quel tempo stava accadendo. Una nuova nascita, appunto. Intendeva quello che noi avremmo poi chiamato Rinascimento. Quel che Vasari dice nella sua famosa prefazione è che ai tempi dell'antica Grecia e di Roma la civiltà aveva raggiunto il suo apice e le arti avevano toccato la perfezione. Poi, però, erano arrivati i barbari a distruggere qualsiasi cosa e le arti conobbero un certo declino. Fino ai tempi di Vasari, le date in realtà sono un po' sfumate. Teniamoci tra il 1400 e il 1600. Ed ecco che avviene questa grande rinascita, questo rinascimento. E la piena civiltà ritorna in Italia. È l'emozionante favola del trionfo della cultura. Purtroppo, in quanto tale, è falsa. La civiltà non era andata affatto perduta per un millennio e mezzo e non rinacque tutto a un tratto, come per miracolo, nell'Italia del Rinascimento. Il Rinascimento, visto da Vasari, è la creazione di un fiorentino fazioso che tifa per la sua squadra nella grande gara per la civiltà. Ma se non c'è stata una rinascita epocale, cosa c'è stato?
Questa è Padova. E quella è la famosa statua equestre del capitano di Ventura Gattamelata di Donatello. Fu realizzata intorno al 1450 e, secondo Vasari, è la prima grande statua equestre del Rinascimento. Per la prima volta un artista moderno si dimostrava all'altezza di quanto gli antichi avevano saputo fare. O no? Se lasciamo Padova, diretti a nord, molto a nord, fuori dall'Italia, verso le terre dei barbari, o come li chiamiamo oggi, i tedeschi, vi farò scoprire una storia molto, molto diversa. I tedeschi, poverini. Giorgio Vasari li nomina appena. Ma nel mondo reale, le loro conquiste in campo artistico furono immense. Questo cavaliere di pietra è il cosiddetto cavaliere di Bamberga. È a grandezza naturale e venne realizzato qui in Germania intorno al 1220, ovvero quasi 2 secoli e mezzo prima del Gattamelata di Donatello. Il cavaliere di Bamberga non viene mai menzionato da Vasari e quando lo trovate in un libro è invariabilmente bollato come opera dell'arte gotica. Qualcosa di arretrato o magari primitivo, che non è quello che vedo io. Io vedo una scultura equestre davvero straordinaria. Guardate come è stato realizzato il dettaglio della stoffa, o dei capelli, o la muscolatura del cavallo. Questo non è un favoloso destriero bronzeo cavalcato da un altrettanto favoloso guerriero. Questo è qualcosa di più discreto, di meno eroico. E i cavalli veri, cavalcati da persone vere, hanno queste proporzioni. Il fatto è che Vasari, ignorando il nord nella sua storia del Rinascimento, ignorò alcuni fondamentali passaggi nell'evoluzione dell'arte. Perciò, in questa serie, certo che guarderemo Leonardo da Vinci e il divino Michelangelo, che Vasari tanto amava, e Botticelli e le sue Veneri. Ci saranno tutti gli italiani cari al Vasari, ma non subito. Tutto a suo tempo. Prima dobbiamo raccontare gli straordinari progressi che stavano emergendo da quel ribollente calderone di creatività rinascimentale che era Bruges. Ah, Bruges! Oggi è così graziosa e ben conservata che è difficile immaginare la turbolenta, avveniristica città di frontiera che era in quei lontani giorni del primo Rinascimento. Se mai capitaste alla Staatsbibliothek di Berlino, chiedete che vi mostrino il manoscritto di Antonio di Borgogna. E apritelo al foglio 244. Vi troverete l'ambiente dei bagni pubblici di Bruges intorno al 1400, quando gli uomini d'affari arrivavano in città. A destra i bagni e a sinistra i letti. Tutti quegli uomini nei bagni pubblici erano mercanti e venivano per acquistare prodotti tessili e stoffe. È da lì che veniva la ricchezza della città e lo facevano qui, nella corte delle stoffe di Bruges. Nei giorni più attivi,
Qui avreste trovato fino a 400 banchi che vendevano stoffe provenienti da tutto il mondo. E se volete sapere che aspetto avessero quelle stoffe favolose, ogni minimo dettaglio è straordinariamente registrato in molte opere di arte fiamminga. Tutti questi mercanti arrivarono qui dalla Spagna, dalla Polonia, dalla Russia, dall'Inghilterra. E uno di loro, un italiano, lo conosciamo bene perché il suo viso è uno dei più memorabili dell'arte del Rinascimento. Ebbene sì, il ritratto dei coniugi Arnolfini di Jan van Eyck. Ecco Giovanni Arnolfini, ricco mercante di stoffe di Lucca, che giura fedeltà alla sua graziosa moglie, Madama Arnolfini. Cosa si stiano giurando esattamente è stato oggetto di molte discussioni e io non voglio entrarci. Voglio invece affrontare un argomento ben più importante, quello che gli Arnolfini indossano. Cominciamo con Madama Arnolfini. Lei indossa un voluminoso vestito verde che era stato confezionato con una specialità di Bruges, la lana. Ecco, come questa qui. La lana era per lo più importata dall'Inghilterra e poi tessuta sul posto dai famosi tessitori fiamminghi. Nel dipinto il vestito sembra piuttosto ingombrante, ma solo perché è foderato di pelliccia. Se guardate attentamente il bordo, vedrete spuntare questa pelliccia bianca. Beh, quella è la pelliccia di una di queste bestiole qui. Uno scoiattolo rosso, e non una parte qualunque, ma questo pezzetto qui, quello bianco, quello più morbido. Ci devono essere voluti almeno 2000 scoiattoli per foderare il vestito di Madama Arnolfini. Perciò, quando la incontrerete di nuovo alla National Gallery di Londra, limitatevi a guardare il quadro senza pensare che di fatto ha addosso 2000 scoiattoli morti. Quanto al copricapo, apparentemente così complicato, quello è solo una pezza di lino bianco come questa, ripiegata 5 volte e poi fermata sulla testa con una serie di forcine. E per quanto riguarda il nostro messer Arnolfini, beh, lui indossa queste, martore importate dalle foreste russe e polacche a un prezzo astronomico. Dopo il visone era la pelliccia più cara sul mercato. E per la tunica di Arnolfini ce ne devono essere volute almeno 100. Perciò ha addosso una montagna di soldi. Sopra la pelliccia poi ha un velluto di color viola scuro, probabilmente importato dalla città di Lucca, dove era nato e dove si fabbricavano i migliori velluti. Ma secondo me la cosa più interessante è il suo cappello. Quella specie di grosso cappello a cilindro dalla larga tesa che sembra troppo grande anche per lui. In realtà è fatto di questo, paglia tinta di nero, una specie di paglietta di gran moda che tutti portavano nel 1432. Leggero, pratico e, come vedete, elegantissimo. Guardate da vicino il cappello di Van Eyck e tutto diventa evidente nel microscopico, quasi magico dettaglio che era il suo marchio di fabbrica. 30 anni prima della nascita di Leonardo, 50 prima della nascita di Michelangelo, gli artisti di Bruges producevano opere raffinate come questa.
Quello che stava succedendo qui a Bruges nei primi anni del XV secolo era una vera e propria rivoluzione pittorica, un modo del tutto nuovo di vedere e dipingere, e nella sua nitidezza e precisione era molto più avanzato di qualunque esperienza italiana contemporanea. Ma la storia dell'arte la vede diversamente. Dai tempi di Vasari fino a pochi anni fa, questi maestri di Bruges e delle Fiandre sono stati sottovalutati, snobbati. Sapete come li chiamano nei libri d'arte? I primitivi fiamminghi. Nel ritratto degli Arnolfini sulla parete di fondo c'è uno di questi, uno specchio convesso. Gli specchi convessi ricorrono nella pittura fiamminga in vari modi e per varie ragioni. Nei coniugi Arnolfini, Van Eyck lo usa per infilarci furbescamente un autoritratto. Ora, se chiedo al nostro aitante cameraman Matt di guardare lo specchio per filmarlo, lo vedrete riflesso nel vetro. Nello stesso identico modo, Van Eyck lo usa per mostrarsi come una misteriosa altra figura, quasi a fare da contrappunto agli Arnolfini in primo piano. Ma altri artisti fiamminghi lo usavano in modi diversi. Quando Quentin Metsys ne mette uno sul tavolo di un cambiavalute di sua moglie, lo intende come uno strumento di protezione. Nelle Fiandre, infatti, i banchieri li usavano per guardare oltre gli angoli delle strade, per assicurarsi che nessuno tendesse loro un agguato. Un po' come negli specchi che si trovano nei corridoi della metropolitana, per controllare se qualcuno viene nell'altro senso. È interessante che a Bruges l'associazione dei fabbricanti di specchi fosse la stessa a cui appartenevano i pittori, ovvero la Gilda di San Luca. San Luca era il patrono dei pittori, perciò spesso nell'arte del Rinascimento lo troviamo raffigurato nelle vesti di un artista che ritrae la Madonna immaginando l'inimmaginabile. Con San Luca dalla loro parte, i pittori di Bruges stavano cambiando la finalità dell'arte e i suoi strumenti. Questa è la Madonna del canonico Joris van der Pal, dipinta ancora da Van Eyck nel 1436. Altra miracolosa prova di capacità di osservazione. Guardate i paramenti che porta San Donaziano a sinistra, la croce, la mitria. O dall'altro lato i delicati riflessi sull'armatura di San Giorgio. E guardate, ecco di nuovo Van Eyck riapparire in segreto come un fantasma. Ora, per poter apprezzare tutto questo serve una vista a dir poco prodigiosa o un paio di questi. Joris van der Pal, che aveva commissionato a Van Eyck questo grande quadro devozionale, usava gli occhiali per leggere le sue preghiere. Joris è Giorgio in fiammingo. Per questo San Giorgio presenta il suo protetto alla Madonna e si assicura che legga le preghiere, anche con i suoi vecchi occhi stanchi.
Gli occhiali non furono inventati a Bruges nel 1400, bensì in Italia, a Pisa, e ben un secolo prima. E se esaminate i volti più anziani nelle opere d'arte rinascimentale, vedrete che spesso nei loro pressi spuntano fuori un paio di occhiali, a volte dove meno te l'aspetti. Alcuni dipinti, altri incisi. Vuoi per vedere Dio, vuoi per contare il denaro. Hieronymus Bosch, il grande profeta di sventura fiammingo, riuscì a piazzarne un bizzarro paio perfino in un posto come l'inferno. Benché gli occhiali esistessero già da quasi un secolo, fu nelle Fiandre, al tempo di Van Eyck, nel XV secolo, che l'arte di fabbricare le lenti fu messa a punto e provocò un drastico cambiamento nel modo di vedere. Purtroppo non sono in grado di dirvi con esattezza che uso si facesse a Bruges di queste nuove lenti di precisione e della loro capacità di ingrandimento. Per gli artisti fiamminghi era un segreto professionale. E a tutt'oggi è un argomento controverso. Ma basta guardare i minuscoli dettagli di cui è farcita la miracolosa arte del Rinascimento per capire che di certo un qualche aiuto serviva. Possiamo dire che le possibilità sono due. O per i primi millenni dell'arte occidentale non era mai nato nessuno con la vista sufficientemente buona da rappresentare la realtà con simile, assoluta precisione, oppure, dopo quei primi millenni, qui è successo qualcosa che finalmente ha permesso di vedere le cose in modo più chiaro. Io so a quale versione credere. Non so se avete visto quel film Così Così con George Clooney, Monuments Man. Beh, questo è il quadro che cercavano di riprendere ai nazisti. È la punta più alta dell'opera di Van Eyck, Il Polittico di Gand. Un capolavoro di spettacolare complessità e di misteriosa ambizione. Ricco di episodi differenti, mentre al centro troviamo questo strano dio che incombe su tutti come un onnipotente sovrano orientale. Lo specchio ritorna anche qui, in modo criptico, per così dire. Vedete la Vergine Maria che siede alla destra di Dio? Ecco, guardate il cartiglio intorno alla sua testa e leggete cosa c'è scritto. È latino, ma la prima parte si legge bene. Speculum sine. E se non fosse coperto da quel bel panneggio al di sotto, si leggerebbe il resto macula. Speculum sine macula, che vuol dire specchio senza macchia. È una citazione dalla Bibbia, dal Libro della Sapienza. Nelle sue pagine, Maria, nata senza peccato, è paragonata appunto a uno specchio senza macchia. Ed è così che la vede Van Eyck, una visione di immacolata perfezione femminile. Come spesso succede nell'arte fiamminga, il Polittico di Gand, a prima vista, risulta molto complicato. Questa è solo una copia esposta nella cattedrale di Gand
ma mette ugualmente soggezione. Quanto all'originale, riposa dietro un vetro di sicurezza in una cappella in penombra sul retro, dove neanche i nazisti riuscirebbero più a rubarlo. E da dove incombe su di noi come una scogliera di denso simbolismo fiammingo. Ma solamente da lontano, perché la vera gioia del politico di Gand, come di tutta l'arte di Van Eyck, sta nell'avvicinarsi e osservare i dettagli. Del dolcissimo Signore. Quando si arriva a un passo dall'opera di Van Eyck, la confusione cessa e inizia lo stordimento. I botanici hanno identificato 42 diverse specie di piante accuratamente riprodotte sull'altare di Gand. E guardate quel delicato panorama sullo sfondo. Dovrebbe rappresentare la nuova Gerusalemme descritta dalla Bibbia alla fine dei tempi. Eppure somiglia tanto alle Fiandre, no? Una Bruges in versione biblica. Tutta questa realtà rappresentata alla perfezione, questa splendente verità inventata dall'arte fiamminga, non è fine a se stessa, non è puro illusionismo. È la realtà usata come nuovo, potente strumento di persuasione. Van Eyck sta insinuando grandi verità religiose nella vita quotidiana delle Fiandre. Le avvicina, le rende tangibili. Questa arte è costretta ad affrontare cose che non erano mai state affrontate. E che gran festa dell'invenzione ne risulta. Ma come è fatto? Per vederlo, dobbiamo andare ancora più vicino. Di norma non ci si potrebbe accostare più di tanto al capolavoro di Van Eyck, ma questo non è un programma qualunque, questo è Renaissance Unchained, prodotto dalla BBC. E quindi sono riuscito ad ottenere un permesso speciale per il politico di Gand. Nemmeno George Clooney ci si è potuto avvicinare così tanto. Noi invece, tra un attimo, entreremo lì dove stanno restaurando alcuni dei pannelli dell'altare di Gand. E saremo tanto vicini a Van Eyck da vedere esattamente come dipingeva. Ma prima voglio mostrarvi una cosa. Questo quadro è di Filippo Lippi, un pittore fiorentino molto amato da Vasari. È una scena della vita di San Benedetto, dipinta intorno al 1450, quindi circa 20 anni dopo la creazione dell'altare di Gand. Questo non è stato dipinto a olio, che era la tecnica di Van Eyck. È stato realizzato utilizzando la tempera all'uovo, che era più diffusa in Italia nel primo Rinascimento. In sostanza è acquerello con un legante di tuorlo d'uovo che fissa i pigmenti e si asciuga molto rapidamente, dando questi favolosi colori luminosi. Ma guardate che rosa fantastico!
Quindi questa è la tempera. Ma questa è l'annunciazione di Van Eyck. L'Arcangelo Gabriele annuncia alla Vergine Maria che darà alla luce Gesù. Questa opera risale a 20 anni prima di quella di Filippo Lippi. Ma guardate come Van Eyck ha saputo rendere i tessuti. Guardate la veste dell'angelo. E confrontate questo con questo. Guardate come Filippo Lippi dipinge la stoffa o queste piante. E confrontate queste piante con quelle di Van Eyck. Questi bellissimi gigli bianchi che, come lo specchio senza macchia, simboleggiano la purezza della Vergine Maria. È proprio un altro mondo, vero? E non a caso è tutta un'altra tecnica. Vasari ci dice che Van Eyck inventò i colori ad olio, il che è semplicemente falso. Venivano usati già nel lontano Afghanistan nel VII secolo nell'arte buddista. Ma quel che è certo è che Van Eyck ne acquisì una padronanza senza precedenti e li usò con una abilità straordinaria. E furono i colori ad olio, insieme alle lenti e all'uso degli specchi, che resero possibile l'arte fiamminga. Qui dentro stanno restaurando Van Eyck, pannello per pannello. Perciò è una magnifica opportunità per vedere come sono stati realizzati. Il restauro dell'intero polittico è un grande progetto. Abbiamo iniziato da questi, i pannelli laterali esterni. Siamo già abbastanza avanti. Abbiamo già asportato tutti gli strati superficiali alterati e ora stiamo rimuovendo tutte le aggiunte posteriori per rivelare le intenzioni originali dell'artista. E qui lo si vede molto bene. Questi sono i bruni e i verdi scuri che abbiamo lasciato per mostrare la differenza. E questo è il colore originale, un bianco brillante, che si trovava sotto i colori scuri. Sì, si vede molto chiaramente. La veste adesso sembra candeggiata, tanto è bianca. È bellissima. Hai detto che i colori erano più brillanti. Quello che mi colpisce è lo splendido verde emerso sulle ali di quell'angelo. Sì, una volta pulito è tutto più luminoso, soprattutto il verde. E credo che cambi la percezione della profondità. Come dicevo, i colori erano un po' appannati, ma una volta tolte le vernici e gli strati aggiunti, si ha di nuovo la sensazione di essere nella stanza. Si è risucchiati nel quadro. L'effetto 3D restituirà proprio l'esperienza di essere nella stanza. E che altro si poteva fare con questi nuovi emozionanti colori? Per dirne una, si potevano fare ritratti più accurati. Nelle Fiandre, i grandi artisti del Rinascimento del Nord cominciarono a rendere i volti dei loro contemporanei immortali. Non si erano mai visti fino ad allora volti riprodotti in modo così realistico. Questo signore corrucciato, di fatto un sosia di Putin, è il cancelliere Roland che saetta il suo fiero sguardo davanti ad uno dei più bei paesaggi di Van Eyck. E si dice che questo sia Van Eyck in persona, con quel gran turbante rosso e quelle umanissime zampe di gallina intorno agli occhi.
Ma l'elettrizzante ritrattistica fiamminga era anche piena di inventiva. Questo è il Sint-Jans Hospital di Bruges, pieno delle opere di Hans Memling, un maestro particolarmente abile nei ritratti. Memling era insuperabile con quei soggetti particolarmente difficili che sono i giovani maschi, quando ancora non hanno carattere, né rughe, né grasso. Questo è Martin van Nieuwenhove e fa parte di un dipinto in due parti, o dittico, realizzato nel 1487 ed è molto ingegnoso. Martin van Nieuwenhove è in preghiera davanti ad un tavolo. Guardate il bellissimo farsetto di velluto viola che porta. Comprato dagli Arnolfini, chissà. E nell'altra metà troviamo la Vergine Maria e Gesù, visibilmente meno realistici e oggetto della preghiera di Martin. Quindi lui sta rivolgendo a loro la sua preghiera, ma il tocco geniale è che si trovano tutti nella stessa stanza. Sono uno accanto all'altra in quello spazio. Guardate la tavola, si stende attraverso entrambi i quadri e guardate la veste di Maria, arriva sul fondo, sconfina dal lato di Martin van Nieuwenhove e copre persino una parte della cornice. È una magnifica commistione di realtà diverse. E sullo sfondo c'è il tipico sigillo fiammingo. Guardate, ecco lo specchio convesso che riflette sia Maria che Martin, da dietro e di fianco, seduti intorno alla stessa tavola. Questa è un'arte che può ritrarre miracoli. Nelle mani dei pittori fiamminghi, la realtà diventa un'arma potente a disposizione dell'artista. Eppure, guardate come li chiamano. Primitivi fiamminghi. Ignorando il Nord Europa nella sua storia del Rinascimento, Vasari piantò il seme di 500 anni di pregiudizi nella storia dell'arte. Un'altra cosa che i colori ad olio catturavano con grande efficacia erano i tessuti. Ci sapevano davvero fare con i tessuti. In particolare gli artisti del Rinascimento del Nord si divertivano con le armature. Ed è un bene, perché uno dei santi che compare più spesso nelle loro opere, per la gioia dei pittori di armature, era San Giorgio. Ogni volta che vedo San Giorgio adottato come simbolo dalla destra nazionalista, come accade per esempio in Inghilterra, non riesco a trattenermi dal ridere, perché in realtà lui era un turco di origine greca, nato in Palestina, più o meno dove oggi c'è Tel Aviv, e che militava nell'esercito romano. Perciò tutti quegli skinhead che vanno in giro con San Giorgio tatuato, in effetti stanno facendo una bella pubblicità a favore dell'unità turco, greco, romano, palestinese e ebraica. Complimenti, ragazzi. San Giorgio era popolare perché aveva salvato una principessa da un drago, il che lo rese un simbolo perfetto della salvezza cristiana e una sfida molto interessante per la nuova pittura ad olio. Quei nuovi colori trasformarono l'armatura in un delicato specchio di metallo sul quale cimentarsi in sofisticati giochi di luce. Ma oltre a incoraggiare questa emozionante scoperta della luce e del suo simbolismo, la leggenda di San Giorgio in pratica
obbligò l'arte del Rinascimento a uscire dal suo angoletto sicuro e la catapultò negli oscuri e inesplorati meandri dell'immaginazione. Costretti a immaginare le terribili bestie che San Giorgio doveva uccidere, gli artisti del Rinascimento si addentrarono in nuovi e cupi territori. E non solo nelle Fiandre. In Italia, quel bizzarro pittore che era Cosimo Tura, ferrarese, colloca il suo San Giorgio in quello che sembra addirittura un altro pianeta. Quindi, la storia di San Giorgio spinse l'arte del Rinascimento verso questi nuovi e oscuri territori. E non solo, rese anche necessario lo studio della lotta e del movimento, e questo ebbe un impatto particolarmente forte sulla scultura. Questo, secondo me, è il più bello fra i San Giorgio del Nord. Di certo è il più spettacolare. Probabilmente non ne avete mai sentito parlare perché si trova a Stoccolma, in Svezia, nella chiesa di San Nicola. Che opera! Grande e intagliata nel legno con maestria strabiliante e spiccato senso del drammatico, con dettagli da film dell'orrore. Pezzi di corpo smembrati sono sparsi per tutto il plinto. E dalla terra sbucano le teste di piccoli draghi che attendono di essere massacrati. E poi, dettaglio molto poco rinascimentale, questo drago bisessuale è così atterrito davanti alla potente lancia di San Giorgio che i suoi visceri hanno ceduto alla paura. Fu scolpito da uno scultore tedesco, Bern Notke, intorno al 1487, quando Michelangelo era ancora un ragazzo. Naturalmente, Bern Notke non lo troverete citato nell'opera di Vasari, perché è evidente che questo è un rinascimento che non cerca di citare l'arte greca o romana. È un rinascimento che vi sbatte in faccia l'azione, il dramma e l'oscurità. Non ha assolutamente niente di italiano, è vero. Ma perché mai dovrebbe essere considerato un'opera minore? La folle immaginazione del Rinascimento del Nord non si limita ai draghi. Quando l'arte si è armata dei colori ad olio, si è armata del potere di rendere reale praticamente qualunque cosa. Questa, in teoria, dovrebbe essere la mitica fonte della giovinezza, quella dove si entra vecchi e si esce giovani. Magari voi siete scettici sulla fonte della giovinezza, ma durante il Rinascimento ci credevano in molti. Ed ecco come il genio graffiante del tedesco Lukas Cranach immaginava i suoi mirabolanti effetti. Narra la leggenda che un conquistador spagnolo di nome Ponce de León, inviato nelle Americhe a cercarla, attraccò qui, in Florida, nel 1513 e scoprì che non era un mito. La fonte della giovinezza esisteva davvero. Nel delirante capolavoro di Cranach, tutte le vecchie decrepite del villaggio sono state radunate, immerse nelle acque magiche e trasformate in fanciulle sbarazzine. No, forse non funziona più.
Comunque, eccoci qui, nel Rinascimento, la grande rinascita dell'antica sapienza. Ma tutte le vecchie leggende, superstizioni e miti hanno più presa di quanto ne abbiano mai avuta sull'immaginazione artistica. Avvicinarsi a Lukas Cranach è come capitare in una colonia naturista tedesca. Quanti nudi abitano i suoi quadri? Alcuni rappresentano Lucrezia, altri invece Venere. Ma la sensazione è che tutti siano qui perché Cranach capiva la tentazione e aveva ragioni personali per metterci in guardia dai suoi pericoli. Forse per questo ha un'insolita passione per le figure di Adamo ed Eva. La loro storia, il primo uomo e la prima donna che commettono il primo peccato, era la sola della Bibbia che permettesse ai pittori di dipingere dei nudi. Era inevitabile. I vestiti non erano ancora stati inventati. Nati nudi e rimasti tali, ma liberi nel giardino dell'Eden, Adamo ed Eva davano agli artisti del Rinascimento la perfetta scusa biblica per rappresentare le tentazioni della nudità. Secondo la Bibbia, il peccato di Eva fu quello di cogliere il frutto proibito dall'albero della conoscenza e di tentare Adamo. Ma credo che sappiamo tutti cosa successe davvero quando il primo uomo nudo incontrò la prima donna nuda. Ma tutti questi Adami ed Eve rinascimentali non erano lì solo per questioni erotiche. C'erano altre forze che premevano sull'arte in quel periodo e una che non bisognerebbe mai e poi mai dimenticare è la geografia. Non fu solo la fonte della giovinezza a essere scoperta in quel periodo, ma il paradiso stesso. È un'epopea gloriosamente narrata in una forma d'arte rinascimentale che è sempre stata ingiustamente ignorata, la grande arte della cartografia. Oggi le mappe non ci fanno più effetto, ma nel Rinascimento le carte geografiche erano creazioni straordinarie di enorme significato cosmico. Poche cose dovevano essere più difficili da realizzare di questa, il cosiddetto mappamondo di Fra Mauro, creato intorno al 1450 da un monaco veneziano. A quei tempi il nord era sotto e il sud era sopra. Quindi il mondo era sotto sopra. Meraviglioso, vero? La splendida fantasticheria di uno splendido mondo nuovo. Ma, curiosamente, da queste parti manca qualcosa. Un posticino chiamato America, che non è stato ancora scoperto. La prima carta rinascimentale nella quale sono raffigurate le Americhe è questa, il planisfero di Waldseemüller del 1507. Ecco l'America, o come la chiamavano per lo più allora, terra incognita. Quando Colombo scoprì l'America nel 1492, non cambiò solo la storia, cambiò l'arte, specialmente la storia di Adamo ed Eva. La loro raffigurazione ha sempre scatenato grandi sensi di colpa e di ansia.
Alcuni dei dipinti più angoscianti del Rinascimento raffigurano il primo uomo e la prima donna. E sulla volta della Cappella Sistina, Michelangelo non ha lasciato alcun dubbio su quali siano state le terribili conseguenze del primo peccato. Ma queste erano sempre ansie teoriche, lontane visioni di remoti eventi biblici. Quando Colombo scoprì l'America, tutto cambiò. In Florida non saltò fuori solo la fonte della giovinezza. Mano a mano che in Europa si spargeva la voce del nuovo mondo scoperto da Colombo, le menti rinascimentali cominciarono a fare 2 più 2 e tutto a un tratto il paradiso aveva un indirizzo. Questo è il famoso Giardino delle Delizie di Hieronymus Bosch. Un quadro sul peccato e le sue terribili conseguenze. E guardate sotto che arbusto stanno peccando Adamo ed Eva. Un albero del drago, una dracena, la pianta tropicale preferita di Satana. Il paradiso non era più un'astrazione. Colombo l'aveva trovato. E non era una buona notizia, perché secondo le scritture l'uomo e la donna sarebbero tornati in paradiso solo dopo il giorno del giudizio, l'ultimo dei giorni. Quando Colombo scoprì l'America, mise in moto un conto alla rovescia verso la fine del mondo. Un'epoca meno superstiziosa ne avrebbe riso. Ma il Rinascimento non era una di quelle. In uno dei prossimi episodi approfondiremo la conoscenza di Hieronymus Bosch. Per adesso vi chiedo solo di avvertire la sua ansia. L'ansia dei suoi tempi. In tempi come quelli, tempi di profonda angoscia rinascimentale, rivolgersi al più grande talento dell'epoca avrebbe dovuto portare sollievo. Ma non in questo caso. Perché Albrecht Dürer, il più grande pittore del Rinascimento tedesco, anziché sedare le angosce, le fomentava. Dürer viveva in questa casa a Norimberga. È stata conservata esattamente come l'ha lasciata, una sorta di santuario alla sua persona, perché Dürer si assicurò fin dall'inizio che tutti fossero consci della sua grandezza. Se esistessero le medaglie per l'arroganza, Dürer ne avrebbe la casa piena. Nato a Norimberga nel 1471, divenne rapidamente di una tale bravura che a soli 13 anni disegnò questo, l'autoritratto di un giovane genio. Dürer inventò l'autoritratto artistico. Altri artisti si erano inseriti nelle loro opere prima, ma nessuno si era mai messo al centro della propria arte come fece Dürer. Eccolo a 22 anni che si crogiola nella sua eterea bellezza rinascimentale. Ed eccolo ancora a 26, elegante e vanesio in abiti alla moda, e sempre più innamorato di se stesso. E poi, nel 1500, in una epocale caduta dell'umana modestia, il 29enne Albrecht Dürer
si paragona senza alcun dubbio addirittura a Gesù Cristo. Lungo tutto il corso della sua carriera lo vediamo apparire nei soggetti da lui rappresentati, addirittura nelle pale d'altare. In questa affollata crocifissione che si trova a Vienna, chi troviamo nella folla sullo sfondo? Oh, guarda, c'è Dürer. E chi si è autoinvitato insieme alla Vergine Maria e a Cristo in questo capolavoro danneggiato di Praga? Che ne dite? Secondo me, le pale di altare di Dürer non sono quei capolavori che vorrebbe farci credere. La grandiosità e l'afflato della passione non erano per lui. È tanto più bravo quanto più dipinge in piccolo. I suoi ritratti hanno spesso una intensità ipnotica, come questo straordinario ritratto di una giovane veneziana. È come se si trovasse più a suo agio con un pennello piccolo, dipingendo tanti particolari che si combinano a creare l'immagine finale, un talento che si dimostrò utilissimo qui, nel suo studio di incisore. Sono molti in campo artistico quelli che ritengono che Dürer sia stato il più grande incisore mai esistito. Di certo fu uno dei più prolifici, e le sue stampe lo resero così popolare che lo conosceva perfino Vasari, che gli dedicò un capitolo nel suo libro. Tutti conoscono la Melancolia di Dürer, probabilmente la stampa più famosa mai realizzata. Una figura misteriosa e circondata dai simboli sparsi della sapienza rinascimentale, e ne è profondamente angosciata. Molti hanno ipotizzato che la Melancolia sia un altro autoritratto nascosto. E io sono prontissimo a crederlo. Perché, per come la vedo io, Dürer non si è mai fatto sfuggire un'occasione di rappresentare se stesso nei suoi lavori. Ma sapete, non sono le stampe di Dürer che mi hanno convinto del suo genio, o le sue pale d'altare, e nemmeno quei suoi straordinari ritratti. Il giorno in cui sono rimasto senza fiato e i miei dubbi sono svaniti è stato quello in cui ho visto i suoi acquarelli. Il Museo Albertina di Vienna ne conserva una collezione che espone solo ogni 20 anni circa. Se siete in vita quando succede, andateci. Questa è la famosa lepre di Dürer, tremebonda e nervosa davanti a noi. E le ali di una ghiandaia marina, così vivide e colorate che potrebbero esserci appena passate davanti. Lui si riteneva un eletto da Dio e in momenti come questi si è portati a dargli ragione. Dunque, questo è il Rinascimento nel Nord, un'epoca di stupefacente inventiva. Ci ha dato la pittura ad olio, ci ha dato l'ottica, ci ha dato la verità. Nel prossimo episodio tornerò a sud.
Se Vasari ha frainteso a tal punto il Rinascimento nel Nord, cosa mai avrà frainteso del Rinascimento italiano?